lasciarla senza il suo regalo preferito. Decise che avrebbe dovuto fare qualcosa al riguardo. Con un sorriso misterioso, Natale chiamò la sua renna preferita, Spritz, e insieme salirono sulla slitta magica, volando sopra i tetti del villaggio. Babbo Natale e Spritz raggiunsero la casa di Emily. Con cautela, Babbo Natale si intrufolò nella sua stanza e posò il peluche accanto al suo letto. Proprio mentre stava per tornare alla slitta, sentì un fruscio. Provenire dalla finestra. I suoi occhi si illuminarono quando vide Babbo Natale. Babbo Natale, esclamò. Cosa fai qui? Babbo Natale le sorrise dolcemente. Sto fuori dalla mia sacca. Volevo assicurarmi che avessi il tuo regalo preferito. Emily abbracciò Babbo Natale e ringraziò Spritz con una carezza affettuosa. Da quella notte festività. Ti sei addormentata? E la conosci, quella delle avventure degli elfi? Quella storia te l'ho raccontata forse una volta. La grande avventura degli elfi. Io te ne racconterò un'altra. Che cosa ne pensi? L'unica cosa che devo chiederti, se ne vuoi sentire un'altra, è di tornare con me proprio qui, in questo posto, perché è l'unico posto in cui funziona, in cui c'è la magia del Natale. Storie infinite, te ne posso raccontare quante vuoi, qui, il solo qui,
storie di Natale.